Ore d'ansia vigevano per una sedicenne scomparsa da casa da diverse ore. La giovane sarebbe in compagnia del fidanzato. Attimi di paura, trovo un aereo ultraleggero, precipita in un cortile poco distante dal municipio, ferite lievi per il pilota. Il commissario prefettizio di Voghera ha rinviato al 31 marzo l'assemblea dei soci di ASM che dovrà decidere sul rinnovo del consiglio d'amministrazione. Davanti ad una pizza, il sindaco De Paoli e il capogruppo PD Brendolisi hanno provato a chiarirsi dopo lo strappo dell'altra notte in consiglio comunale. Esattamente 40 anni fa nasceva Radio Mortara, una delle prime emittenti del nostro territorio. Per l'occasione si è celebrata una festa speciale. Pavia Calcio, 11 gol Ferretti, 9 Cesarini, la premiata ditta dell'attacco azzurro che con le loro magie fanno sognare i play-off ai tifosi. Buonasera e bentornati a Pavia Italia. Ore d'ansia avvigevano per una ragazza sedicenne scomparsa da casa da diverse ore. La ragazza sarebbe in compagnia del fidanzato. Apriamo con questo servizio firmato da Paolo Barni. L'allarme in famiglia è scattato martedì sera. All'indomani mattina sui social network è cominciato a rimbalzare anche l'appello dei parenti di Ilaria, ragazza di 16 anni di Vigevano, uscita di casa senza bagagli nel pomeriggio di martedì senza dare più notizie di sé. Poco dopo il suo cellulare è stato spento e mai più riacceso. Insieme a lei è scomparso anche il suo fidanzato, 21 anni, rumeno, ufficialmente senza fissa dimora. Il ragazzo, a quanto sembra, si sarebbe licenziato qualche giorno fa dalla ditta per cui lavorava. I familiari di Ilaria si sono rivolti ai carabinieri per la denuncia di scomparsa e sono iniziate le ricerche. La ragazza abita non lontano dal cimitero, ma le ricerche a quanto pare avrebbero solo lambito questa zona perché si pensa che possa essere andata molto più distante. Secondo alcune indicazioni, i due potrebbero essersi diretti verso una non meglio precisata località del nord Italia, dove vivrebbero dei parenti del ragazzo. Non sono mancate però, dopo gli appelli via internet, delle segnalazioni che riportavano invece a Vigevano. Tutto rimane assolutamente da verificare. Di certo, se i due fidanzati sono davvero fuggiti insieme, la posizione del 21enne, che viaggerebbe insieme a una minorenne su cui pende una denuncia di scomparsa, potrebbero complicarsi, anche se il gesto fosse fatto in perfetta buona fede. Attimi di paura a Trovo, un aereo ultraleggero precipita in un cortile poco distante dal municipio. Tragedia sfiorata nelle scorse ore a Trovo. Un pilota di un ultraleggero è stato costretto ad un incredibile atterraggio d'emergenza. Il velivolo, un biposto aperto decollato da Besate, ha improvvisamente perso quota, probabilmente a causa di un guasto al motore. L'uomo a bordo, un cittadino sessantenne, è riuscito ad atterrare in questa viuzza collocata tra due case. La corsa dell'ultraleggero sarebbe terminata nei pressi di una recinzione metallica di una delle due abitazioni, su di una stradina sterrata alla periferia est del paese, non lontano dal municipio di Trovo. Attimi di paura per residenti e cittadini che si trovavano in quei momenti proprio nella zona dell'atterraggio d'emergenza. Allora, abbiamo sentito un rumore come se fosse una motosega, abbiamo guardato in aria e abbiamo visto come un aeroplano, un elicottero, quello che è, insomma, che si abbassava. Poi a un certo punto abbiamo sentito un rumore e la persona si è trovata qua per terra. Abbiamo chiamato subito l'ambulanza e basta. Io mi sono spaventata molto, veramente, sì. Sul posto sono prontamente sopraggiunti i soccorsi. Un'ambulanza da Gaggiano, un'automedica da Pavia, carabinieri e vigili del fuoco. L'ultraleggero è praticamente atterrato in un cortile, sfiorando due abitazioni.
Il pilota, che con l'incredibile atterraggio di emergenza è riuscito miracolosamente ad evitare il peggio, avrebbe riportato fortunatamente ferite di lieve entità. Ancora cronaca, un evento violento si sarebbe verificato nelle scorse ore a San Martino Siccomario, nei pressi di un hotel. Un ragazzo 24enne sarebbe rimasto ferito. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pavia e un'ambulanza giunta in codice di media gravità che avrebbero trasportato il 24enne ferito al Policlinico San Matteo di Pavia. E noi a Pavia rimaniamo con questa storia che ci viene raccontata dalla signora Tiziana. Prestate attenzione perché è una storia che ha dell'incredibile. Beh, 2008-2009, se non, un paio d'anni dopo che sono venuta qui. Ed è ancora in corso, insomma, i problemi ci sono ancora? Sì, ci sono ancora perché nessuno viene a riparare, nessuno viene a vedere. Convivere da 8 anni con lo stesso problema, in attesa che qualcuno, in questo caso il Comune di Pavia, si attivi per risolverlo. Storie di ordinaria cattiva amministrazione che si ripercuotono sul cittadino e sulla credibilità stessa di un ente e dei suoi uffici. È il caso della signora Tiziana, che abita in un appartamento di proprietà del Comune in Corso Cairoli e che dal 2008 attende un intervento risolutivo per sistemare le infiltrazioni d'acqua nella camera da letto. Un problema che apparentemente potrebbe avere facile soluzione, ma quando c'è di mezzo la burocrazia, le cose, si sa, tendono a complicarsi anche parecchio. Ecco allora che dopo 50, sì, 50 richieste formali agli uffici e ai vari assessori che si sono avvicendati nelle ultime 3 elezioni, la situazione è ancora la stessa. Vediamo, faremo, vedremo e niente. Diciamo 3 amministrazioni. Cioè, 3 amministrazioni. Tre amministrazioni. E ancora nessuno ha dato una risposta precisa. No. Un problema che interessa altri 3 appartamenti nel palazzo, ma che colpisce la signora Tiziana più degli altri, perché in casa sua le infiltrazioni sono in camera da letto e con il tempo le hanno anche causato problemi di salute. Da alcuni mesi la signora ha smesso di pagare l'affitto, pur con il parere contrario del sindacato degli inquilini, in attesa di una risposta precisa da parte degli uffici comunali, che le hanno in compenso inviato un sollecito per il pagamento, 10 giorni di tempo per mettersi in regola. Poi più niente, nessuna comunicazione scritta né verbale e la situazione è ancora in fase di stallo. E se umidità, dormire nell'umidità, anche perché il riscaldamento lo fai funzionare, d'estate l'aria entra quando c'è, però non è abbastanza per togliere questa umidità, è un continuo chiamare anche il muratore per risanare, però più che scrostare e dare l'antimuffa non può fare. E allora alla signora Tiziana non resta che continuare ad aspettare in attesa di capire, dopo 8 anni, se la complicata macchina della burocrazia italiana riuscirà mai a risolvere un problema. E speriamo davvero che le cose si risolvono. Rimaniamo a Pavia, davanti ad una pizza il sindaco De Paoli e il capogruppo PD Brendolise hanno provato a chiarirsi dopo lo strappo dell'altra notte in consiglio comunale. La pace, o sarebbe meglio dire la tregua, è stata sancita a tavola. Ieri sera, davanti ad una pizza, il sindaco ed il capogruppo del PD Brendolise hanno provato a chiarirsi dopo lo strappo, l'ennesimo, dell'altra notte in consiglio comunale. De Paoli ha fatto il pompiere, ascoltando il punto di vista del suo capogruppo. Brendolise avrebbe confidato di sentirsi lontano dall'attuale Partito Democratico Pavese, un malessere che spesso sfocia in prese di posizioni forti nei confronti della sua maggioranza. A parte 3 consiglieri che hanno preferito astenersi, il resto del gruppo consigliare ha infatti bocciato l'emendamento presentato da Brendolise in consiglio, una piccola modifica sulla composizione della commissione di vigilanza. Tema prettamente tecnico che ha avuto però forti ripercussioni politiche. È evidente che un capogruppo in aperto dissenso con i consiglieri che dovrebbe rappresentare possa creare parecchi grattacapi. Per questo si arriverà, seppur in tempi non brevissimi, ad un avvicendamento. Brendolise potrà così continuare a fare il battitore libero tra i banchi della maggioranza, mentre il suo ruolo verrà ricoperto da un consigliere più filo governativo. Già ai tempi del passo indietro di Davide Ottini del resto, Brendolise aveva più volte ribadito alla maggioranza di non voler ricoprire quell'incarico. Ora che il problema è esploso in tutta la sua evidenza, dovrà essere affrontato una volta per tutte. Ci sarà dunque l'avvicendamento alla guida del gruppo, anche se in tempi non rapidi. Il passaggio di consegne non sarà infatti una punizione nei confronti di Brendolise per la sfuriata in consiglio comunale. Intanto però, come spesso accade, è già partito il toto sostituto. In prima fila l'attuale vice capogruppo Lissia ed i nomi dei consiglieri Campanelle e Magni.
Con le prossime immagini ci spostiamo a Landriano, dove nelle scorse ore si è verificato un incidente, che lo state vedendo, nella frazione Pairana. Siamo lungo la strada provinciale 165, stando alle prime ricostruzioni questo mezzo sarebbe uscito di strada, coinvolte 4 persone sul posto, enti allertati, polizia stradale di Pavia, vigili del fuoco, un'ambulanza giunta da Lodi e un'altra ambulanza giunta da Villanterio. Ci troviamo nella frazione Pairana di Landriano. Le persone coinvolte, le 4 persone coinvolte, avrebbero riportato ferite di lieve entità. Una donna anziana malata di demenza senile truffata, una storia bruttissima che ci porta a Vigevano. Era riuscita a portare via 10.000 euro dal conto di un'anziana affetta da demenza senile, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarla. Una 36enne di Novara, pregiudicata, di professione badante, è stata denunciata per truffa e circonvenzione di incapace. Avrebbe approfittato delle condizioni di una signora di 80 anni per carpire la sua fiducia e ottenere l'elargizione di somme di denaro. La truffatrice aveva raccontato all'anziana di avere necessità di soldi per curare il suo promesso sposo, malato e bisognoso di cure costose. Naturalmente non era vero nulla, ma la badante 36enne era comunque riuscita a farsi dare i soldi. 10.000 euro in tutto, tenuti quali era sparita dalla circolazione. I familiari dell'ottantenne erano in seguito riusciti a ricostruire quanto avvenuto, rivolgendosi poi ai carabinieri per la denuncia. I militari hanno svolto le indagini del caso, arrivando a incriminare la 36enne. Voghera e il rinnovo del consiglio d'amministrazione ASM, ci sono novità importanti, ce le racconta Ermanno Bidone. Il commissario prefettizio di Voghera, Sergio Pomponio, ha rinviato al 31 marzo l'assemblea dei soci di ASM che dovrà decidere sul rinnovo del consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci che è composta, come noto, oltre che dal comune di Voghera, da una quarantina di comuni dell'Oltrepò occidentale. Prima della sentenza del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva di Barbieri, dunque, tutto resta com'è, con il presidente Sergio Bariani e il suo vice Paolo Affronti che rimangono in carica nonostante le dimissioni dei 3 dipendenti comunali nominati consiglieri senza compensi in ossequio alla Spending Review. Dimissioni arrivate contemporaneamente lo scorso 10 febbraio e che alcuni hanno letto come il tentativo di Barbieri di deporre il presidente Bariani, non molto incline a quanto si dice ad eseguire passivamente gli ordini del sindaco, proprietario in quanto tale del 99% delle quote di ASM Voghera. Ma alcune decisioni attendono nel mese di marzo l'azienda, tra queste la prosecuzione della raccolta differenziata della carta, la questione dei netturbini delle coop sociali in piazza ad ottobre e il rinvio del bilancio che, assicurano fonti interne, si chiuderà ancora in positivo. La giudiziaria, torniamo a Pavia, a 13 anni insieme a un ventenne era andato a rubare in un supermercato di Pavia. Ora l'amico maggiorenne, un cittadino romeno, è stato assolto ma dichiarato socialmente pericoloso e sottoposto alla libertà vigilata per almeno un anno. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Pavia, il furto era stato messo a segno circa 3 anni fa. E ancora a Pavia con un'importante operazione della Guardia di Finanza. Gli uomini delle Fiamme Gialle avevano avuto una soffiata su un possibile carico di droga in arrivo dall'estero, forse dalla Svizzera, e diretto in Lombardia. Per questo motivo avevano organizzato una serie di posti di controllo sulle strade principali, tra le province di Milano, Varese e Como. Dopo diverse ore di attesa, i finanzieri identificano un furgone sospetto che viene fermato all'ingresso di Legnano, a pochi chilometri proprio da Milano. Al suo interno vengono trovati più di 1.200 kg di hashish, quella messa a segno dai militari del comando provinciale di Pavia. È una delle più importanti operazioni antidroga degli ultimi mesi, con decine e decine di panetti destinati alle piazze di spaccio di Milano e Pavia sequestrati. Nell'ambito dell'operazione i finanzieri hanno anche arrestato un italiano di 35 anni, l'uomo alla guida del furgone, che ora dovrà rispondere di traffico internazionale di stupefacenti. Ma le indagini non finiscono qui. Nel corso dell'arresto un altro membro della banda criminale che seguiva il furgone a distanza a bordo di una Citroen C4 è riuscito a fuggire tamponando le auto dei finanzieri e ferendo in modo fortunatamente non grave un militare. Su di lui e sull'auto, che probabilmente circolava con una targa falsa, si stanno concentrando ora le ricerche delle Fiamme Gialle. Comune di Pavia, un importante protocollo per le famiglie in difficoltà. Mario Fortunato.
La crisi che morde il freno e le scadenze da rispettare, sempre più pavesi, faticano a far quadrare i conti alla fine del mese e a pagare tasse e bollette. Una situazione piuttosto chiara ed evidente agli uffici dei servizi sociali di Palazzo Saglio. Per questo motivo l'amministrazione ha avviato una collaborazione con Linea Più, principale fornitore di gas della città, per una gestione particolare degli utenti morosi. Grazie al protocollo siglato dal sindaco De Paoli e dal presidente di Linea Più Savino, le due parti si impegnano a prevenire l'avvio di procedure di distacco delle utenze, con riferimento ai consumi dell'anno termico 2015-2016. Si procederà inoltre alla rateizzazione dei pagamenti delle bollette del gas per le persone in difficoltà economiche. È un aiuto che vuole andare appunto a livello preventivo a cercare di evitare quelle che sono le forme di distacco e a favorire delle forme di rateizzazione che siano più compatibili con le effettive situazioni economiche delle famiglie, ma che soprattutto ci permette di prendere in carico insieme i nuclei familiari, quindi non lasciarli soli, diciamo, in un momento di difficoltà all'interno della burocrazia, ma di portarli, accompagnarli per mano. Un modello di lavoro e di cooperazione tra aziende ed enti locali che potrà essere esportato anche in altre amministrazioni cittadine. E in tal senso, ha spiegato il presidente di Linea Più, Vito Savino, sono già in corso alcuni contatti. Il protocollo siglato con il comune di Pavia sarà invece valido fino al 31 dicembre del 2017. Chiaramente abbiamo definito un modello esportabile. In questo momento un po' stiamo contattando tutti i sindaci, la stragrande maggioranza sicuramente dei sindaci dei comuni più grandi, ma anche quelli più piccoli li stiamo contattando tutti per addivenire alla sottoscrizione di questa convenzione standard. Il senso complessivo è l'attenzione che dal nostro punto di vista le utilities debbano avere a contemperare quello che è il profitto aziendale con quelle che sono le esigenze della cittadinanza. Una vicenda, finita la ribalta delle cronache nazionali nelle scorse ore, che di riflesso interessa anche il nostro territorio. Un blitz dei NAS in una clinica palermitana, la casa di cura Macchiarella, ha coinvolto un chirurgo plastico residente a Pavia che sarebbe al centro di un'indagine. L'ispezione dei carabinieri è durata 10 ore, durante le quali sono stati acquisiti diversi documenti e sentiti 5 medici che risulterebbero indagati. I militari sono intervenuti a seguito di un'indagine avente come ipotesi di reato false attestazioni in cartelle cliniche. Il sospetto è che nell'istituto si effettuassero degli interventi con chirurghi che lavoravano in nero. Al medico pavese, che operava avendo regolarmente affittato una sala operatoria, viene contestato il fatto di utilizzare altro personale. Con lui, infatti, erano presenti in sala 2 persone che risultavano assunte negli ospedali di Trapani e Marsala. Le 2 strutture sanitarie, però, non avevano dato loro l'autorizzazione per lavorare anche nella clinica palermitana. I loro nomi non comparivano nemmeno nelle cartelle cliniche dei pazienti. Secondo la difesa, i 2 sarebbero stati presenti solo per osservare gli interventi del chirurgo pavese a scopo di aggiornamento, ma gli inquirenti sono convinti che le cose andassero diversamente. Sanità, il sindacato infermieri Nursing è intervenuto con una lettera rivolta alla dirigenza dell'azienda sociosanitaria territoriale in merito a carenze di organico riguardanti l'ospedale di Vigevano. In particolare, secondo il sindacato, nel reparto di ortopedia alla notte sarebbe in servizio un solo infermiere che si dovrebbe occupare di 24 pazienti. Secondo i parametri nazionali ci dovrebbe essere un infermiere ogni 8 pazienti. La situazione è aggravata dal fatto che, denuncia il sindacato, nel reparto ci sarebbero spesso malati che non hanno patologie riferite a ortopedia, ma finiscono lì trasferiti per carenza di posti letto. Gli infermieri si troverebbero ad avere a che fare con varie problematiche in una condizione di stress e di potenziale rischio per i pazienti. Questa è la denuncia appunto del sindacato. C'è molta cronaca nel telegiornale di questa sera. Noi con Luca Pattarini torniamo a Pavia. Dobbiamo dar conto di un'aggressione avvenuta nella zona di via Aselli. La polizia sta ancora indagando per chiarire la dinamica dell'aggressione avvenuta in mattinata poco dopo le 8:30 in via Aselli a Pavia davanti al civico 25. Vittima un uomo di 44 anni che presentava una ferita alla testa. Dalla sua testimonianza le forze dell'ordine sperano di poter risalire al responsabile del pestaggio che si sarebbe dileguato prima dell'arrivo dei soccorsi. La chiamata al 118 è stata fatta da una cabina telefonica presente in zona. I medici, una volta giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito. Il 44enne non era grave, ma è stato comunque trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo per accertamenti. Non è la prima volta che episodi violenti si verificano nella zona di via Aselli. La polizia dovrà ora capire le modalità dell'aggressione, non è escluso che la vittima possa conoscere il responsabile e cercare di dare un nome e un volto al colpevole.
Santa Maria della Versa, nelle scorse ore lavori di ripristino dopo gli allagamenti che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Sono iniziati questa mattina i lavori nei pressi della piazza Foro Boario di Santa Maria della Versa, dove nei giorni scorsi si è verificato un allagamento che ha costretto il comune a chiudere parzialmente la viabilità del centro. Dopo aver ripristinato il fosso a monte del paese, le ruspe sono entrate in azione all'interno di una proprietà privata sotto la quale scorre il tubo che si era ostruito e che aveva causato il problema. Se le condizioni meteo lo permetteranno, i lavori dovrebbero essere ultimati entro il weekend. Prima però sono attesi in zona i tecnici della regione Lombardia per la valutazione di interventi di contenimento del terreno in prossimità del rio che rientra nel cosiddetto reticolo idrico minore. Subito a monte del tubo ostruito, infatti, hanno fatto notare alcuni residenti, senza provvedimenti duraturi e manutenzioni costanti, il problema è destinato a ripresentarsi e a causare ancora disagi agli abitanti. Esattamente 40 anni fa nasceva Radio Mortara, una delle prime emittenti del nostro territorio. Uno degli speaker di allora è l'attuale sindaco di Mortara, Marco Facchinotti. Per celebrare questo importante anniversario è stata organizzata a Mortara una festa davvero speciale. Era uno dei 45 giri più gettonati in quel periodo, era quello di Lovo, Love You, To Want Me. Prodotto in italiano, I Giochi del Cuore. Cantato da Maurizio Arcieri. Abbiamo appena terminato la trasmissione di Marco e Max, vabbè, siamo amici da quando portavamo i pantaloni corti, ci siamo ritrovati a Radio Mortara, abbiamo fatto tantissime ore di trasmissione assieme e oggi siamo così contenti di risalutare tanti vecchi amici. E noi abbiamo creato da nulla una radio, abbiamo creato una grande realtà per essere in Mortara, per essere l'Omellina. È chiaro, poi sicuramente non abbiamo avuto probabilmente la forza di o la capacità o la voglia di andare oltre, ma sinceramente noi ci sentiamo dei grandi pionieri, ci sentiamo grandi, veramente grandi. 40 anni sono passati, anche se li portiamo bene, comunque siamo qua, felici di stare insieme qualche ora. Sono una delle più giovani all'epoca di Radio Mortara, ero proprio piccolina, non credo di essere arrivata ai 18 anni, ma anzi qualche anno ancora meno. Ho inventato un po' di tutto, cioè lo studio, l'apparecchiatura, come collegare tutti i materiali, il mixer, le cose, le dirette esterne, il trasmettitore di allora, cioè inventavo, ero un inventore. Jerry, l'urlatore che raccontava le vicende del Mortara Calcio. Sì, bene Marco, siamo giunti al 18° minuto del primo tempo qui al Comunale di Mortara, Mortara 3, Casorate 0, naturalmente vinceva sempre il Mortara. Conducevo Light Disco, è stato un punto di partenza per poi lavorare anche nelle discoteche, migliorare la mia cultura musicale e tutto quanto. Abbiamo scoperto che si iniziava, siamo andati a Voghera a vedere quelli di Voghera che hanno iniziato per primo e poi abbiamo pensato di farlo anche noi a Mortara. È una grande cavalcata che abbiamo cercato di donare alla città e abbiamo fatto con tanto spirito di iniziativa. È stata una bellissima esperienza, abbiamo avuto modo di conoscere tantissime persone con cui sono in contatto tuttora. Poi ho trovato anche per sposarmi la mia moglie, che l'ho conosciuta tramite le dediche che faceva e io le mettevo in onda. Praticamente il mio personaggio era un cuoco, davo delle ricette un po' strambalate, però molto comiche. Ricordiamo che lui, il cuoco si chiamava Maître Aimé, era il Maître Aimé, vista la poderosa altezza di Teresio. Io dico sempre, senza amore si potrebbe morire, ma senza musica non si vivrebbe.
Insomma, un compleanno e una festa davvero speciale. Noi ci fermiamo due minuti e ripartiamo subito dopo. Pavia Italia, ripartiamo come sempre dallo sport, il calcio nel turno infrasettimanale del campionato di calcio, parliamo della Serie D, un pareggio beffa per l'Oltrevoghe, la 30ª giornata sul campo del Bra. L'incontro è terminato 2-2 con i rossoneri in vantaggio per ben due volte, riacciuffati soltanto al 92esimo su calcio di rigore messo a segno da Ferrario, autore di una doppietta per gli oltrepadani. Sono andati a segno Poesio nel primo tempo e Marjanovic sempre dal dischetto a 5 minuti dalla fine. È finita quindi 2-2, un pareggio beffa per l'Oltrevoghe. Pavia Calcio, nella mattinata di oggi, 20 studenti dell'Università di Pavia sono stati ospiti nella sala ospitality del Pavia Calcio per studiare la fattibilità di un progetto legato alla ristrutturazione e ampliamento dello stadio. Il direttore generale Bignotti ha spiegato la situazione attuale dell'impianto, le criticità relative, ma anche come potrebbe essere riqualificato per renderlo più appetibile non solo il giorno della partita. Gli studenti saranno impegnati 4 mesi, svolgeranno la loro attività progettuale sotto la guida dei docenti dell'Ateneo Pavese. E la premiata ditta Ferretti Cesarini, con le loro 20 magie che adesso ripercorriamo al centro del prossimo servizio Pavia Calcio, Cesare De Giorgi. Ed è davvero tutto, scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento su Telepavia.